questa crisi della manualità e di tutte le di tutti quanti, non è solo di quei dei ciechi o meno, cioè praticamente anche degli altri dei ragazzini normali. In questo istituto poi ho trascorso 9 anni. Primo anno di prima elementare mi avevano bocciato. A Napoli io leggevo tutto, ero quello che leggeva di più lingua, di uno mi disse guarda che il tale che e leggeva come te, è diventato pazzo e l'hanno mandato in manicomio. Io non sono fatto, ma finito in manicomio, mentre una musicista, sono macco in da macchina. Quando sono arrivato a Bologna, ho conseguito la quarta magistrale e poi l'università. Poi sono finito nel 68, ho imparato a parlare, a sbraitare, eccetera. E poi mi sono laureato con una tesi sugli istituti, sulla scia delle critiche che allora si faceva secondo la linea di Basaglia, diciamo. Come vedi, io aspetto che si fermi. Con Teresa siamo andati nelle scuole medie, elementari e al liceo a tenere dei corsi di manualità. Abbiamo fatto quasi 1000 ore di attività manuali. Se voi considerate ciò che rende famosa l'Italia in tutto il mondo, si deve alla mano. La cosa che mi ha salvato è, non so come, aver imparato a esplorare il mondo con le mani.